Il progetto Ipermob nasce da un'esigenza della Regione Toscana di gestire il traffico sulle aree urbane in tempo reale. In particolare la Regione aveva espresso la necessità di fornire dei servizi di valore aggiunto agli utenti ultimi, che sono il cittadino e l'amministratore o il gestore delle strade. La sfida era quella di mettere assieme competenze tecnologiche e fondi sia pubblici che privati per realizzare un sistema ETS, cioè un sistema di Information Transportation System che permettesse di dare in servizi a livello di infomobilità. La Regione ha contribuito al progetto finanziando, cofinanziandolo, grazie ai fondi regionali del bando Porcreo e ai fondi della Comunità Europea. E anche l'industria ha partecipato a questo finanziamento. Sono essenzialmente servizi che riguardano le informazioni sul traffico, le informazioni sull'utilizzo dei parcheggi e per rendere più sostenibile, più vivibile la mobilità in ambito urbano. La possibilità di utilizzare sensori a basso costo autoalimentati a batteria e comunicanti con reti senza fili, tra l'altro attraverso uno standard appunto pubblico senza dei protocolli proprietari di comunicazione fra i vari moduli di questo sistema, permette di equipaggiare con i sensori una vasta area urbana e quindi di acquisire capillarmente le informazioni sul traffico. Quindi una rete di bordo strada basata sulla visione artificiale notifica eventuali utenti della disponibilità di un certo parcheggio una volta che questo si è liberato, ed altri sensori complementano il livello di acquisizione dati a livello sensoristico, misurando il passaggio di veicoli in una certa sezione di una strada urbana. Inoltre dei dispositivi di bordo automobile registrano i tempi di percorrenza su una certa tratta stradale e comunicano queste informazioni verso appunto il centro di servizi e controllo, dove questo dato viene processato per fornire informazioni di alto livello all'utente ultimo, che per esempio è il cittadino in viaggio sulla rete stradale urbana. E queste informazioni vengono storicizzate e indicizzate su una base di dati per permettere delle operazioni di pianificazione territoriale. In questo modo la pianificazione viene fatta non su dati simulati, ma su un ampio campione statistico preso da dispositivi reali sul campo. La Scuola Superiore Sant'Anna ha contribuito a questo progetto con il coordinamento e con lo sviluppo tecnologico delle reti di sensori di bordo strada. Il CNR si è occupato di visione artificiale, del management dei dati, si è occupato della comunicazione veicolare e della formulazione in linea di principio del problema scientifico dell'infomobilità. Evidence SRL e la spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna nell'ambito dei dispositivi embedded e ha trasferito la tecnologia sviluppata dalla scuola per integrarla sulle schede prototipate nell'ambito del progetto. Intex è il nostro integratore di sistema, cioè l'azienda che ha preso i differenti moduli sviluppati dai vari partner e li ha integrati in un sistema che viene percepito come unico, e si è occupato dello sviluppo dei servizi e della comunicazione wireless fra alcuni dei dispositivi che sono i nodi collettori di bordo strada e il centro di servizi e controllo. Aleph si è occupato della estrazione delle informazioni di alto livello attraverso appunto il campione di dati sperimentale. Inoltre la società Aeroporto Toscano ha fornito il testbed e l'appoggio, se volete, di tipo tecnologico per la sperimentazione sul campo nell'ambito del sedime aeroportuale e appunto del sistema di informazione metropolitana. La fase di dissemination del progetto Ipermob è iniziato pochi mesi dopo l'inizio del progetto.
con i primi risultati a livello teorico. Questo ha portato durante tutti i mesi del progetto e anche nella fase finale alla pubblicazione di un certo numero di articoli sia su journal sia su capitoli di libro, ma anche e soprattutto su conferenze a livello internazionale e di primo ordine nel panorama europeo. Ad oggi sono in preparazione ancora altri articoli, soprattutto a conferenza, dove verranno mostrati i risultati del test bed finale del progetto che si è avuto il 18 di maggio del 2011.